questi 6 anni abbiamo fatto 3 di commissariamento e 3 di governo di centrodestra. Allora io voglio mutuare una frase che è dell'onorevole Di Pietro. Io vorrei sapere quanti anni ancora dovranno governare per poter dire è colpa nostra, abbiamo sbagliato noi. Passo la parola all'onorevole Antonio Di Pietro. Così funziona. E va bene. No, io ho chiesto, sono venuto a salutare il sindaco Carbora e questa coalizione, sono venuto a salutarlo prima di andare a Napoli, perché a Napoli ci giochiamo anche una partita per l'Italia, ma anche qui ci giochiamo una partita per l'Italia, per cui ogni partita per la legalità è una partita per l'Italia. Cioè, noi abbiamo una... Eccoci qua, io sono il presentatore, adesso vi presento il nuovo sindaco, accompagnato col futuro Presidente del Consiglio. Vieni qua. Stavo intrattenendo un po'. Allora, dicevo, io poi devo scappare dall'altra parte, quindi ho chiesto di poter parlare prima e salutarvi. Io non vi parlerò della realtà locale perché la conoscete meglio di me, anch'io la conosco soprattutto perché è uguale a tante altre realtà, perché purtroppo c'è bisogno di fare una pulizia importante anche qui. E comunque a me interessa mandare un messaggio un po' più, diciamo così, di aspetto generale. Vale a dire, c'è la possibilità di non rassegnarsi, perché questo è il tema di fondo, ma è mai possibile che bisogna rassegnarsi? Bisogna votare per forza in un certo modo se i tuoi diritti possono essere riconosciuti. È mai possibile che puoi ottenere qualcosa solo se ti affidi a qualcuno, se vai a ringraziare qualcuno? È mai possibile che da cittadino si diventa suddito e si debba chiedere per favore c'è anche un tuo diritto? Perché questo è il tema di fondo. Si sta stabilendo un meccanismo per cui nel nostro paese chi sta al governo della città, del paese, ha cominciato a pensare che è un'occasione per sé, non un servizio alla città, non un servizio al governo. Io sono preoccupato e sto facendo un'opposizione durissima al governo Berlusconi e sto cercando di informare i cittadini del danno che questo può provocare al paese, non tanto per il Berlusconi che è in sé, ma per i 1000 berlusconi che si sono annidati nel territorio cercando di comportarsi allo stesso modo. Il problema è qui, perché se passa come sta passando questa idea che il più forte, il più spregiudicato, il più prepotente, colui che se ne frega delle leggi, colui che se ne frega a tal punto che se ne fa uso e consumo proprio, allora voi troverete sempre anche qui quel sindaco, quell'assessore che si fa la concessione edilizia come gli serve, la licenza a chi gli serve, la consulenza a chi lo vuole e l'incarico a chi non lo vuole. E soprattutto a quelli che non ci stanno, fuori, niente. Ecco, questa idea del sindaco per sé e non del sindaco come servizio ai cittadini è una malattia che sta rovinando il paese. Che sto parlando chissà di quel paese, sto parlando anche di Casoria, perché se si va a votare e si va a votare perché un sindaco e la sua giunta sono stati il consiglio sono stati commissariati, non è che sono stati commissariati per chissà quale ragione, perché si litigavano a tal punto la torta da spartirsi che non si attuffavano mai e quindi è stato necessario. La stessa situazione elettorale avete visto qua, non ci sono state coalizioni politiche che si differenziavano dall'altra parte per una differenza di programma, ma per una
per una lotta interna, intestina, per vedere chi doveva fare il capobanco. Ecco perché io dico che è necessario in questo momento riaffermare un principio, che i cittadini non intendono più delegare ad altri la decisione su ciò che vogliono fare, a chi vogliono affidare il paese. Ecco perché Napoli è successo qualcosa di straordinario, lasciatemelo dire anche qui, e lo dico agli amici degli altri partiti, a cominciare dal Partito Democratico, a cui devo un particolare ringraziamento per il senso di responsabilità che hanno avuto dopo il primo turno a Napoli, perché a Napoli gli è stata la prova che non basta dire sono di centrodestra o sono di centrosinistra. I cittadini napoletani, ai cittadini napoletani e anche a voi di Casoli, non vi deve bastare di solo dire solo di questa coalizione o di quell'altra coalizione, ma dovete e pretendete giustamente che vi sia una qualità delle persone, una credibilità nel rapporto di fiducia. E quel che non si è riuscito a fare prima a Napoli lo si è fatto adesso attraverso queste primarie, che ci hanno permesso la forza, l'umiltà e la determinazione di ritrovare una unitarietà. Qui l'abbiamo fatto sin dal primo turno e quindi è un esempio positivo e propositivo di quel che deve essere oggi l'alternativa di governo per la città di Casoria o per la città di Napoli, così riaperta la coalizione, e domani del paese, perché questo è il problema. Noi l'impegno che vogliamo fare è costruire una realtà che sia oggi l'alternativa delle singole città, ma che costruisca l'alternativa domani anche a livello nazionale, perché quel che preoccupa in questo momento è che a tutti i livelli i governi delle destre sono sempre più governi che stanno provocando, ed è l'accusa politica che io faccio a questi governi, stanno provocando una grande differenziazione sociale tra pochi che stanno troppo bene e troppi che stanno troppo male. Cioè non è che in Italia adesso si sta peggio di prima, sono alcuni che stanno troppo bene e gli altri, cioè non c'è più la classe media, si è diventati pochi, questo è il problema di questo. Allora, io quando mi hanno detto ma perché mi sei messo nel centro-sinistra, io l'ho fatto per una ragione molto semplice: l'Italia Valori è nata 10 anni dopo il muro di Berlino, quindi non è che noi veniamo dall'esperienza ideologica, l'abbiamo fatto perché riteniamo che chi sta nelle istituzioni debba occuparsi soprattutto di coloro che non possono, non riescono, non hanno, cioè delle fasce sociali più deboli. Chi ce l'ha i soldi? Il suo medico privato, la sanità privata la trova, la scuola privata la trova, e quant'altro, l'aereo se non c'ha il pullman lo trova, chi amministra la cosa pubblica deve rispettare innanzitutto coloro che non possono, non riescono, non hanno, proprio per avere una pari opportunità. Questo non vuol dire che bisogna essere metro comunisti, per l'amore di Dio, tutto il rispetto poi, perché non ho mica capito, quando noi diciamo ci vuole un po' di solidarietà, basta leggere il Vangelo, non c'è bisogno di leggere Marx, basta leggere il Vangelo, Gesù Cristo è già superato. Allora, noi diciamo che dobbiamo riappropriarci di un principio dove l'imprenditore e il lavoratore si devono rispettare insieme, perché l'imprenditore senza lavoratore non c'è, ma il lavoratore senza imprenditore non c'è. Però non possiamo pretendere che oggi lo apro e oggi lo chiudo di cantiere, secondo se mi pare piace. Non possiamo trasformare. Bravo, bravo, ecco. Non è che si può pretendere una cosa del genere. Ecco perché io dico, non si può umiliare in nome del capitale, non si può umiliare il lavoro. Il capitale deve rispettato, ma che abbia una funzione sociale, non è che abbia una funzione solo speculativa. Io sono ben felice che la Fiat si ingrandisca fino ad arrivare in America, però non è che deve togliere qui per andare altrove con i soldi nostri per andare altrove. Non ha senso e non ha logica. Ecco perché io ritengo che oggi noi siamo per la libertà d'impresa, ma nell'applicazione completa dell'articolo 41, che è una libertà d'impresa finalizzata a una giustizia sociale, a un fine sociale, cioè per tutti gli altri, perché altrimenti avviene
verificando qui, quegli lavoratori che sono stati, si ritrovano senza lavoro e che quindi devono manifestare. Noi li aspettiamo, i lavoratori, perché è giusto sentire anche la loro voce, è giusto sentire anche la loro voce. Non è giusto fare di cinque, che chiedono semplicemente una difesa dei diritti, un aiuto sotto questo aspetto. Grazie. Accogliamoli con un applauso e invitiamo il loro rappresentante a venire sul palco a far sentire la voce, invitiamo il loro rappresentante a salire sul palco per far sentire la voce dei lavoratori e la disperazione che li accompagna. Grazie. Scusate, io voglio cedere il testimone di questo microfono, la mia presenza, vieni qua, finisco stavo per finire il mio discorso, aspettavo che arrivavi, proprio perché voglio riprendere questo discorso, cioè vale a dire a Napoli, in Campania, a Casoria, in tutta Italia, il problema vero è il primo posto, è il lavoro, se c'è lavoro che non c'è criminalità, non se c'è lavoro c'è possibilità di avere un futuro. Noi, quelli della mia generazione, sono stati ancora fortunati perché i nostri genitori comunque ci hanno dato la possibilità di poter avere qualcosa. Io, con la stessa terra che mi ha lasciato mio padre, con quella stessa terra mio padre ci ha fatto grandi tre figli. Io mi posso permettere di coltivarlo perché ho uno stipendio da parlamentare, perché se no manco qui. Per questa ragione, noi abbiamo qui, venite qua, noi abbiamo qui un rappresentante che vuole qui testimoniare la rabbia e la disperazione di chi, avendo a casa famiglie, figli e un futuro bloccato, rischia di la disperazione. E allora, per chiudere il mio intervento, noi abbiamo fatto questa scelta di campo qui a Casoria, una nuova coalizione fatta di persone per bene e partiti che con umiltà e responsabilità, senza guardare al partito preso, si sono messi insieme e hanno cercato e stanno cercando di costruire un'alternativa a Casoria, dove troppo spesso si è visto la politica usare il voto dei cittadini per farsi gli affari propri. Oggi vogliamo partire da Casoria, ma soprattutto vogliamo impegnarci per ricostruire in Italia una politica dove tutti i cittadini siano uguali di fronte alla propria coscienza, alla legge, ma anche alle pari opportunità, dove il lavoro venga visto con rispetto e non venga usato come se fosse una cosa che se serve, in quanto serve si tiene, dopodiché si butta a mare. A te la parola.